sono felice di dirvi che la mia colonia di tetraponera rufonigra può dirsi ormai salva e sulla via della totale ripresa. Un numero sempre maggiore di operai e stazioni in arena ed esplora il tronco incluso nel loro setup. Ad ottobre questa colonia era veramente in crisi e avevo stabilito che il problema fosse l'umidità. Così ho deciso di cambiare il vecchio nido in legno con un Engess Beton che mi ha permesso di regolarla a mio piacimento. Come potete vedere, il nido Engess Beton sembra essere stata la soluzione decisiva. In capo a 3 mesi di giuste condizioni di allevamento, la colonia si è totalmente trasformata in positivo e possiamo osservare l'abbondanza di prole all'interno del formicaio. Le uova si sono trasformate in pupe e dentro il prossimo mese sfarfalleranno in operaie adulte. Le pupe all'interno del nido sono talmente tante che quando si saranno trasformate il numero delle operaie della colonia triplicherà in una sola volta. È interessante osservare il fatto che dopo la ripresa la regina ha deposto un grandissimo numero di uova e le larve che ne sono nate sono state cresciute tutte insieme nello stesso momento. Ora che sono quasi alla fine dello sviluppo, la regina ha deposto un altro grande pacchetto di uova. Quindi si può pensare che le deposizioni della regina siano cicliche come nel genere Camponotus. La generazione attuale viene cresciuta quasi completamente prima di iniziare a produrre quella successiva. Tornando un po' alle caratteristiche di questa specie, è bene ricordare che hanno una percezione visiva abbastanza spiccata e questo fa in modo che abbiano delle reazioni nelle variazioni di luce causate dalle mie mani. È come se le mie formiche mi stessero guardando. Come avrete sicuramente notato, le larve di questa specie non producono bozzoli. Le pupe terminano il loro sviluppo senza alcuna protezione dall'esterno, restano nude. Tutte bianche di forma allungata, sembra che nel nido ci sia un mucchio di riso basmati. Il nido è quasi del tutto pieno e molto affollato. Entro fine gennaio sarà necessario fornirgli un formicaio più grande. Ho colto l'occasione per provare alcuni dei prodotti dall'ultima spedizione di NCHQ. Il piattino si è dimostrato funzionale, anche se vista la voracità delle formiche ho dovuto riempirlo più volte. Ho somministrato acqua e zucchero di canna e in pochi minuti sono arrivati decine di formiche. Questo mi ha dato l'occasione di filmare la trofallassi, che è un fenomeno abbastanza raro da osservare in tetraponera rufonigra. Mentre loro sono intenti a nutrirsi, io ne approfitto per idratare il nido. Ovviamente non può mancare la porzione proteica dell'alimentazione, qualche camola della farina e un paio di grilli come razione giornaliera. Come sempre, a loro devo fornire cibo vivo, o quasi, visto che questa specie non mostra interesse per le prede morte o immobili. Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video.